Buonasera a tutti i nostri telespettatori. Apriamo il TG di oggi con l'emergenza idrica, diventata oramai da qualche anno una progressiva agonia planetaria e a rischio un imminente razionamento generale dell'acqua. Sul nostro territorio il gestore idrico Montagne 2000 rompe gli indugi con un comunicato e sollecita la popolazione a comportamenti responsabili. La risorsa idrica è in sofferenza. Come ampiamente prevedibile, spiega l'ente idrico, la mossa della carenza idrica si fa sentire già in queste giornate con temperature particolarmente elevate. L'inverno appena trascorso ha registrato piogge e neve abbondantemente sotto la media e questo non ha permesso alle fonti di ricaricarsi a pieno. Abbiamo agito già da mesi scorsi facendo manutenzione alle sorgenti e ai serbatoi per aumentare la quantità di risorsa idrica ed il corretto stoccaggio della stessa. Non si può tuttavia parlare di invasi che possono stoccare acqua per i mesi invernali per renderli disponibili in estate. È un piano strategico che non ci appartiene. Stiamo proseguendo su tutto il territorio di competenza con i cantieri per la sostituzione di tratti di linea obsoleta che hanno lo scopo di ridurre le perdite di rete. Stiamo anche intensificando i controlli per ridurre abusivismo ed elusione. Le perdite non sono solamente legate a quelle dei tubi, ma vi sono purtroppo anche comportamenti inadeguati da parte di una ristretta cerchia di persone che devono essere isolati. Il nostro impegno, precisa Montagne 2000, proseguirà per garantire il servizio durante tutta l'estate, continuando a lavorare sull'approvvigionamento idrico e sull'ottimizzazione della gestione, anche se non si escludono provvedimenti di limitazione come le ordinanze che stiamo chiedendo in diversi comuni per limitare l'uso non idropotabile. Evitare lo spreco della risorsa idrica è molto importante nei momenti di difficoltà di approvvigionamento, conclude il comunicato. Quindi invitiamo tutti i cittadini all'utilizzo responsabile dell'acqua e a segnalare guasti e perdite al numero verde 800 999 503 per permetterci di intervenire prontamente. Vaceno. Siamo andati sul Monte Barigato ad incontrare la sezione ampi di Salso Maggiore in visita sui luoghi dove si è combattuto durante la Seconda Guerra Mondiale per i valori di libertà, uguaglianza e pace. Monte Barigazzo, 14 giugno 2022. A 78 anni esatti, l'ANPI, Associazione Nazionale Partigiani d'Italia, Anteo Mainardi di Salso Maggiore, con la loro presidente Patrizia Mainardi, sale sul Monte dei Ribelli del Barigazzo per ricordare i luoghi di battaglia della 31esima Brigata d'Assalto Forni, fondata sul Monte Rigollo il 14 giugno 1944 per la riscossa della patria. Attorno al cippo a ricordo delle lotte partigiane. Da questi monti e da questi paesi che tanto diedero alla resistenza, partì il grido di riscossa e ribellione alla barbarie nazifascista, di uomini generosi pronti fra i primi a tutto a sacrificare per il trionfo dell'ideale di pace, libertà, giustizia, vivi oggi come ieri, nelle popolazioni di queste valli nell'inverno 1943-44 al 25 aprile 1945. I comuni di Varsi, Bardi e Valmozzola, 26 luglio 1981. E della croce in ferro che sovrasta la cima sono stati intonati canti patriottici, guidati dalla chitarra del maestro Rocco Rosignoli. Come mai oggi siete qua, siete venuti, avete fatto questa scampagnata da Salso sul Monte Barigazzo? Esatto, perché il Monte Barigazzo è proprio una montagna che ha visto muoversi all'inizio proprio la 31esima Brigata Garibaldi d'Assalto Forni, che è la brigata che si è costituita nel febbraio-marzo sul Monte Rigollo, vicino a Salso, ma che ha incominciato ad operare proprio verso settembre-ottobre del 44 qui sul Monte Barigazzo e quindi in queste zone di Varsi, Valmozzola, Bardi e dove purtroppo sono caduti in combattimento anche diversi partigiani che noi ricordiamo sempre in tutte le ricorrenze.
per esempio la ricorrenza di Luneto, che sarà a breve, il 14 di luglio, dove persero la vita 5 partigiani della brigata. E questo è stato veramente un appuntamento felice oggi, molto, molto bello, accompagnato anche dalla chitarra del maestro Rocco Rosignoli che ci ha cantato appunto, e noi con lui abbiamo intonato i canti partigiani, quindi è stato particolarmente emozionante. Per tutte quelle facce scheletrite combatteremo sulle barricate. Protezione Civile. Il gruppo Alpini di Fornovo si arricchisce di un nuovo volontario, si chiama Nicola Bondi. Vediamo la consegna della divisa e l'intervista alla Byte di Via Magnana a Riccò. Il primo che è riuscito a passare il corso della Protezione Civile normale è Nicola Bondi. Un nostro bravo. Bravo. E oggi il coordinatore è Marco Azzerini. Ringraziamo comunque sempre il nostro sponsor che ci aiuta sempre con qualsiasi cosa, Farmaclima, perché ci ha donato 2 divise per ora. Speriamo che poi tramite altri volontari che riusciremo a raggruppare posso fare altre donazioni. Vai Nico, questa qui è la tua, mi raccomando. Bello. Ora poi sarà un altro di quelli che farà il corso antincendio boschivo appena sarà pronto il corso. E abbiamo partenze, quest'anno è stato fatto il gemellaggio per l'antincendio boschivo con la Calabria, perciò siamo in pronta partenza da metà giugno alla fine agosto, e infatti, probabilmente io parto a fine luglio per una settimana di assistenza. Siamo con Nicola Bondi, neo ANA della Protezione Civile del gruppo Alpini di Fornovo. La Protezione Civile nasce da quando diventi alpino, perché per noi è normale il volontariato. Poi per motivi familiari, motivi di tempo, per anni viene sopita, poi a un certo punto il nostro gruppo Alpini, il nostro gruppo di Fornovo, diventa anche gruppo di Protezione Civile. Entra nel nostro gruppo Marco Azzerini, delegato di Protezione Civile, e si cercano volontari. Io ho dato il mio nominativo subito, adesso speriamo arrivino altri volontari. Non bisogna essere alpini per diventare volontari ANA, quindi un invito esteso veramente a tutti. E è qualcosa, come tutto il volontariato, che completa molto, e quindi aspettiamo degli altri. Adesso per me, spero presto, partirà il corso antincendio boschivo, un corso abbastanza impegnativo che porta comunque i volontari in giro un po' per tutta Italia, e speriamo che vada tutto bene. Sei uno degli ultimi alpini, hai fatto gli alpini nel 98, dopo nel 2003 hanno sospeso tutto, quindi ci sarà poi in futuro una carenza di alpini o arriveranno, diciamo, dei simpatizzanti? Come la vedi? Allora sì, io sono un alpino del sesto 98, un terzo artiglieri da montagna, uno degli ultimi. Per adesso l'associazione nazionale sta introducendo aggregati e simpatizzanti degli alpini, che comunque sono molto importanti per noi perché sono sangue nuovo che arriva nelle associazioni. Io punto sempre, spero sempre in una leva obbligatoria, che ritornerà prima o poi, magari proprio poi non militarizzata, magari fatta proprio come servizio civile in Protezione Civile, per insegnare comunque ai nostri ragazzi che cosa vuol dire lavorare insieme, cosa vuol dire anche lavorare per comunque la nostra nazione, per prendersi un anno da dedicare alla nostra nazione, che manca da quando non c'è più la leva obbligatoria, che per me, ripeto, è molto molto importante. Notizia flash. Medesano. Enrico Chiappone, detto Ricchetto, reduce della campagna di Russia, ha raggiunto le 100 primavere. Arruolato nell'ottavo battaglione Gemona, partecipando poi alla battaglia di Nikolaevka.
Nato a Riccò il 22 giugno del 1922, guida ancora la sua utilitaria gialla. Complimenti e tanti auguri da parte della redazione di TG Paramense. Sabato prossimo a Bardi, Consiglio Comunale con il giuramento della neosindaca Valentina Pontremoli. Nella domenica del Corpus Domini i cittadini di Bedonia si sono svegliati con il paese addobbato di fiori per la tradizionale infiorata. Servizio di Emanuele Berni. Confermata con grande successo la tradizione dell'infiorata in occasione della domenica del Corpus Domini a Bedonia. I cittadini si sono risvegliati con via Trieste e piazza Senatore Lagasi, antistante la chiesa di Sant'Antonino, ornata di decorazioni. Come da usanza, infatti, la parte centrale della pavimentazione è stata ricoperta da un manto floreale. Immagini rievocative del Corpus Domini, graziosamente ricreate dai volontari che per l'occasione si sono messi all'opera dalle prime ore dell'alba. Nei giorni precedenti la bozza dei disegni è stata progettata sulla pavimentazione con l'utilizzo di un gesso. Vari i materiali utilizzati: petali di fiori, che l'hanno fatta come sempre da protagonisti, spighe di grano, edera di ginestra, caffè in polvere e sale colorato, tutto gentilmente donato dagli abitanti. Una cornice splendida in attesa della Santa Messa delle 11, nella quale 17 ragazzi hanno ricevuto la loro prima comunione. Per l'occasione, uno dei disegni più maestosi riportava ai lati i nomi dei compianti Giuseppe e Marco, volti conosciutissimi del paese, nonché abituali cultori della tradizione dell'infiorata. Avvisi. Al seminario di Bedonia, giovedì 23 giugno, dalle ore 10 alle 13, convegno sul tema Il turismo dei cammini, progetto di cooperazione interterritoriale sulle vie di pellegrinaggio dagli Appennini al Delta del Po. Dopo i saluti di rito ci saranno vari interventi da parte del GAL, CAI, le vie Liguri della Romagna, dei Parchi, dei Santi, dei Lidei e tante altre. Domani 23 giugno, serate di San Giovanni su tutto il territorio. Al Foro 2000 di Fornovo, dalle ore 18, con possibilità di asporto, la festa di San Giovanni con Music by Zilioli Mezzadri e venerdì 24, festa della musica con il concerto del Corpo Bandistico Fornovese e pizzata di Antonio. Sempre domani 23, tortellate di San Giovanni a Terenzo con la musica di Battaini Conti. Consigliata la prenotazione al 338 17 97 384. Sabato 25 giugno alle ore 20, tortellate di San Giovanni presso la vecchia fornace di Ghiare, allietate dall'orchestra di Paolo Bertoli. Prenotazioni alla Proloco, telefono 320 18 10 836. A Varsi, venerdì 24 giugno alle ore 21, presso la chiesa parrocchiale, aspettando la festa di San Pietro, rassegna corale con il coro di Monte d'Osso e di Pellegrino Parmense, con intermezzo musicale degli allievi della scuola secondaria di Varsi. A compiano il sindaco Francesco Mariani è alle prese con la Tari, intervista di Giuliano Capece. Francesco Mariani, sindaco di Compiano. In questi giorni il Consiglio Comunale si è occupato della Tari, come è andata, cosa avete deciso? Sì, nel corso dell'ultima seduta abbiamo approvato il piano economico finanziario della tariffa rifiuti 2022, è stato un lavoro piuttosto lungo e impegnativo, iniziato a gennaio di quest'anno, però siamo particolarmente soddisfatti perché per il terzo anno consecutivo il nostro piano economico non è aumentato, quindi sostanzialmente manteniamo per alcuni cittadini le tariffe degli anni scorsi, mentre per la stragrande maggioranza dei cittadini di Compiano ci sarà una riduzione in base al proprio nucleo familiare e alla propria abitazione. Chi saranno i più avvantaggiati da questa riduzione, i più fortunati? Ma non c'è una categoria particolarmente avvantaggiata e una particolarmente svantaggiata. Importante però che sottolineare che anche per quest'anno godiamo della forte azione di recupero e evasione che abbiamo iniziato nel 2020, quindi le riduzioni che i cittadini si vedranno in bolletta sono dovute all'azione di recupero e evasione che abbiamo iniziato 2 anni fa. Quest'anno è anche coinciso un aggiornamento catastale, quindi tra i dati catastali e le dichiarazioni Tari, quindi quei cittadini che hanno avuto un piccolo aumento è dovuto al fatto che c'è stata una sincronizzazione tra i dati catastali e la loro dichiarazione Tari.
ma possiamo dire che per il 90% dei cittadini si tratta di una diminuzione di tariffa rifiuti. Siamo però preoccupati per il 2023 perché in questo PF non sono ancora comparsi i costi dei rincari energetici. Quindi già dall'autunno di quest'anno dovremo stare molto attenti al PF 2023 per cercare di calmierare il più possibile i rincari energetici che nostro malgrado potrebbero avere conseguenze nelle bollette della Tari. Altra cosa importante, quest'anno non ci sono più le agevolazioni Covid per le utenze non domestiche, quindi vuol dire le attività economiche, che invece erano presenti nel 2020-2021, in quanto nel 2022 non ci sono state lockdown e chiusure forzate della propria attività. Quindi queste attività ritorneranno alla tariffa normale, quindi ante Covid. A Bedonia, presso il centro civico Peschiera, presentazione del libro La strana morte di Alessandro Cellini. Sentiamo nel dettaglio la presentazione di Emanuele Berni. La strana morte di Alessandro Cellini è il titolo del nuovissimo romanzo di Riccardo Landini, che verrà presentato sabato 25 giugno alle ore 17 presso il centro civico La Peschiera. L'evento fa parte del calendario di incontri culturali promossi dal circolo Primo Lagasi di Bedonia. Il romanzo vede coinvolto il restauratore Astore Rossi in un giallo che assume mano a mano dei contorni sinistri. Di ritorno nella sua bottega, Astore ritrova una scritta inquietante di vernice rossa che recita «So cosa hai fatto». Questo sarà solo il primo di uno dei tanti avvertimenti che riceverà il restauratore e che potrebbe rievocare in lui un passato oscuro che credeva di essersi lasciato alle spalle. Uno dei passaggi principali del libro arriva quando il suo amico di vecchia data, Alessandro Cellini, viene assassinato brutalmente. E così, Astore Rossi si chiede se è possibile che vi sia un nesso tra l'omicidio del suo caro amico e le minacce che continua a ricevere. In Piazza Bardi, domenica 26 giugno alle ore 17, dopo il successo dello scorso novembre, concerto del complesso operantistico Città di Sesto Maggiore Termine con un repertorio di musiche nazionali e internazionali. Sentiamo ora la parrocchia di Ozzanotaro di Collecchio, dal 4 al 22 luglio, Summer Camp con sport e divertimento per i ragazzi dai 5 ai 13 anni. Prenotazioni al 389-126-5539, professor Vincenzo Latosa. Domenica 26 giugno a Varano dei Melegari, presso Case Noli, alle ore 21, proiezione del film Anatomia di un abbandono, vita e morte di Luigi Lucchini, l'uomo che uccise l'imperatrice Sissi. Con un rapporto di amicizia iniziato nel 1998, la cittadina californiana di Stockton ha fatto visita alla comunità fornovese per mense con scambi culturali, in particolare con l'associazione culturale La Pergamena. Vediamo il servizio di Daniela Bassi. Fornovo, giugno 2022, visita delegazione cittadina californiana di Stockton. Iniziati nel lontano 1998 i rapporti e le iniziative con Fornovo e l'associazione culturale La Pergamena. Nei giorni scorsi l'associazione La Pergamena ha ospitato a Fornovo una delegazione dell'associazione Stockton's Sister City nell'ambito di uno scambio culturale dedicato alla favola. Cristina Signifredi, Paola Mazze, Maria Luisa Bono e rappresentanza della Pergamena hanno accolto Diana Lovery, Karen Rosson e Mea Lovery presso la pasticceria Quagliotti per l'assaggio della famosa torta del Pellegrino e a seguire si sono recate presso la biblioteca comunale Luigi Merusi dove hanno incontrato Costanza Fadda, in rappresentanza della cooperativa Lasse, e gli assessori del comune di Fornovo, Lucia Cardi e Alessandro Savi, per uno scambio culturale sui valori educativi della favola e sui metodi di istruzione nell'ambito di comunità multietniche, come quelle di Fornovo e Stockton. Nei giorni successivi, Paola Mazza e Maria Luisa Bono, con l'assessore alla cultura del comune di Fornovo, Alessandro Savi, hanno accompagnato la delegazione di Stockton all'ospedale dei bambini di Parma, occasione in cui sono state donate numerose copie di libri scritti da Diana Lovery, Sally Save Water e Il giardino dell'alfabeto della gentilezza, quest'ultimo accompagnato dalle fotografie scattate da Mea Lovery. Questi libri in America hanno vinto il prestigioso premio International Award for Distinction.
Nell'occasione, la Pergamena ha rinnovato l'importanza del progetto Doniamo un sorriso ai bambini, consegnando a sua volta numerose copie del libro Io leggo le favole, scritto durante il lockdown, e Re Pomodoro. Alla consegna di quest'ultimo libro era presente anche la signora Adele Catelli, che con la sua famiglia ha sostenuto la Pergamena nella pubblicazione del libro sul pomodoro, dedicandolo alla memoria del padre Camillo Catelli. La signora Adele Catelli era presente anche come presidente dell'associazione Mogli dei Medici. La Pergamena, come ogni anno, è stata accolta con entusiasmo dal personale medico e paramedico della pediatria, che ha profuso importanti ringraziamenti da tutto il personale sanitario, a partire dalla dirigente delle professioni sanitarie del Dipartimento Materno-Infantile, Rita Lombardini, che grazie al supporto delle coordinatrici infermieristiche dei reparti coinvolti si farà carico di consegnare il gradito dono ai pazienti. Il ringraziamento corale degli operatori dell'ospedale dei bambini, espresso da Lombardini, punta a valorizzare lo scambio con le associazioni benefiche in nome di un messaggio culturale per i bambini che passano tanto tempo in ospedale. Ai suoi ringraziamenti si sono uniti quelli di Mara Cauli e Serafina Perrone, coordinatrice e direttore della neonatologia, Icilio Dodi, Maria Luisa Zu e Giuseppina Nicosia, di pediatria generale ed urgenza, oltre a Carlo Caffarelli. La lunga giornata parmigiana è poi finita con la promessa di incontrarsi a Stockton, ma soprattutto di fare tesoro delle idee e dei progetti che sono emersi da questo scambio culturale. Andiamo ora a Bedonia. Dopo la splendida vittoria della coppia Bertani-Opimiti su Skoda Fabia al 28esimo rally dell'Alta Valtaro, sezione nazionale, Giuliano Capesi è andato ad intervistare le fatiche di Stefano Opimiti. Vincitore anche di una competizione rallistica nei giorni scorsi, primo nazionale al rally del Taro, com'è andata questa esperienza? È stato molto bello, è stato molto divertente, è stato anche faticoso, perché a quei livelli bisogna cercare di prepararsi bene, e il mio pilota Luca Bertani è molto bravo, molto preciso, e siamo stati molto contenti. La prima vittoria, ne avete avute altre? Per me sicuramente la prima, perché ho fatto pochissime gare, e Luca credo che abbia già vinto altre volte la sua categoria. Com'è stato alzare il trofeo? È stato divertente, è stato molto divertente. Lo ringrazio perché mi ha insegnato tanto, è stato molto bravo, ha gestito la gara in modo molto intelligente e non ha preso rischi. Con un ottimo navigatore che eri te. Ho cercato di fare del mio meglio. Un'altra rubrica di successo di TG Parmense è un libro per amico di Paola Mazza. Vediamo il libro riproposto oggi. Buonasera e ben ritrovati alla rubrica culturale Un libro per amico. Oggi vi presenterò un libro che si intitola Le sorelle di Mozart di Beatrice Venezzi. Direi di partire dall'autrice. Beatrice Venezzi è una grandissima direttrice d'orchestra, tra le più giovani d'Europa, e molto importante, ha debuttato nei più grandi teatri europei e non solo. Questo libro che ha scritto è una testimonianza di storie di interpreti dimenticate, compositrici geniali e musiciste ribelli. In particolare questo libro è una testimonianza del talento femminile nell'ambito musicale. Sono storie di grandissime interpreti, tra le quali il Degarda di Bingen, Dan Erle, Mozart, Fanny Mendelssohn, Clara Schumann, Maria Callas, Björk e tante altre. Cosa hanno in comune tutte queste grandi compositrici, musiciste e donne? Hanno in comune di essere innanzitutto di appartenere al genere femminile e soprattutto di avere avuto delle difficoltà nell'esprimere il proprio talento. Chi in quanto ha vissuto, come ad esempio il Degarda, in un'epoca in cui la società l'ha relegata ad un ruolo ancillare e subordinato esclusivamente al potere maschile, chi invece come Maria Callas o d'altre hanno dovuto fare degli sforzi per dimostrare
portare il proprio talento anche oltre gli spazi culturali che erano riservati alle donne, che erano veramente minimi. Queste protagoniste quindi hanno in comune questo grande senso del talento, questo grande senso musicale e questo grande talento che è stato per tanti anni nascosto. Oggi questo libro è una rivincita e soprattutto la testimonianza di Beatrice Venezzi è una rivincita che anche le donne nella musica possono rappresentare qualcosa. Il titolo del libro, Le sorelle di Mozart, è un richiamo al più grande musicista di tutti i tempi, l'enfant prodige de la musique, Wolfgang Amadeus Mozart, che lo stesso ricorda in una lettera il talento della sorella Nannarelle, della quale non abbiamo alcuna testimonianza scritta in relazione, diciamo, alle composizioni musicali, però la storia ci ha ricordato che era la genialità della famiglia Mozart nasceva proprio dalla sorella di Amadeus, dalla sorella maggiore di Amadeus. Per concludere questa carrellata vorrei leggervi un passaggio tratto dal libro sulla figura di Hildegarda, che così si esprime. Perché l'anima di tutti, scrive Hildegarda, è sinfonica e quel cantare di cui si è fatta promotrice, Hildegarda lo esporta oltre le pareti della sua abbazia. Ogni sinfonia di voci e strumenti sulla terra che sia diretta verso il cielo è un modo per reintegrare e reintegrarsi, per ridare nuovamente vita alla perdurata condizione paradisiaca dell'uomo. La sinfonia è materiale e immateriale, perché le voci sono umane e gli strumenti costruiti e suonati da uomini terrestri, non solo da angeli. La musica terrena viene dalla terra, tuttavia non è legata alla terra. Per questo il musicista e chi ascolta la musica sopravviverà. E con questo senso di sopravvivenza della musica vi invito ad ascoltare le lietissime note di Clara Schumann, moglie del grande Robert Schumann, che comunque è stata considerata da tutti, da Goethe e da tanti compositori dell'epoca, anche dallo stesso Chopin, una grandissima pianista, una grandissima compositrice. Grazie. Vi auguro buona lettura, buon ascolto. Paola Mazza, TG Parmense. Grazie dell'attenzione, buona serata a tutti e arrivederci a domani. È evidente quando hai bisogno di un apparecchio acustico. Vieni a provare i nuovi apparecchi nel nuovo centro Acoustic System a Borgo Taro in via Coridoni 38. Ne combiniamo di tutti i colori, ma solo con il tintometro. Da tutto Casa Varsi, Casalinghi e Ferramenta continua anche la promozione sulle stufe a pelle e legna. Mora Nolleggi a Fornovo Taro, escavatori cingolati da 8 fino a 70 quintali. Trivelle idrauliche e tanto altro. Telefono 0525 22 34. Fate e folletti di Serventi Monica, abbigliamento bimbi, in via Martiri della Libertà 34, a Varano di Melegari, Parma. Savio, disbrigo pratiche, sale del commiato, reperibilità 24 ore su 24. Savio, a Varano Melegari e Varsi. Oltre 30 anni di attività nel settore dell'impiantistica e automazione industriale, progettazioni, costruzione di linee con gli standard tecnologici e di sicurezza più aggiornati, in Italia e nel mondo con personale altamente qualificato. Valfer, a Legnano di Collecchio, strada privata del commercio 13. Elettrotaro Fornovo, un negozio moderno di televisori, frigoriferi, elettrodomestici e tanto altro, anche dopo la vendita. Se serve aiuto, veniamo anche a casa tua.
Ritorna in Viale Bottego a Borgotaro il mercatino dell'antiquariato e modernariato Cose di altri tempi, edizione 2022, con il patrocinio del Comune di Borgotaro. Ogni quarta domenica del mese, l'appuntamento sarà quindi il 26 giugno, 24 luglio, 28 agosto, 25 settembre. Per informazioni, ufficio turistico 0525 96 796 oppure Daniela 331 4030 36577 oppure Maria Rosa 339 200 3835.